Nedra, è tutto ok? Lo sarà appena il mio cuore riprenderà a battere. Ecco fatto! Ho letto una cosa sul diario di Jessie. Come hai potuto? Questa è violazione della privacy, non voglio sentire. Ti ha preso un regalo? Dimmi tutto! Si tratta di un CD, Pavarotti e i Backstreet Boys, live all'Acropoli! Davvero? Ho cercato una copia di quel CD per anni! È più raro di una bella canzone di Yoko Ono! Fingiti sorpreso! Ti ho preso un regalino per aver badato ai ragazzi l'altro giorno. Chissà cosa sarà. È un'edizione limitata rarissima di cravatta cinese con formaggi. Ne avevano solo 3. Wow, grazie. Una sorpresa totale. Bene, il nostro set è pronto. A parte quei quadri che sono davvero un pugno in un occhio. Li ho dipinti io. Infatti, ho detto pugno in un occhio, intendevo colpo di fulmine. Soprattutto per quello con l'adorabile scimmietta. È un autoritratto. Oh, ok. La mia intrepida squadra delle notizie. Allora, che racconti avete per me? Gli asciugatori nel nostro bagno sono troppo caldi. Vogliamo le mani asciutte, non fritte. Sì, mi piace. Ma qual è la tua storia incisiva, invece? Dovremmo vietare gli occhiali alla lezione di chimica. Sono davvero antiestetici. Preferisco quella di Brin. Tu farai le previsioni. Ma... niente ma. Siamo in onda fra un minuto. Allora, signora Devlin, ha un ultimo consiglio da darci? Sì, tieniti bassa, copri i miei quadri. Oh, e annuncia che sono in vendita sul mio sito.